naturalmente non lascerà indifferente il passante che si porrà degli interrogativi che avranno poi una risposta in lingua fonica. L'entità, la dimensione, l'impatto sul paesaggio urbano si vede meglio in questa simulazione con il centro in via Senato, quando vediamo appunto che, data la dimensione e la linearità, suggerisce anche un'anticipazione, come diceva prima il signor Cozzi, cioè la possibilità di percorrere questo tratto con una mobilità dolce, quindi mediante piste ciclabili oppure percorsi pedonali. Qua vediamo anche indicati alcuni degli elementi che hanno caratterizzato storicamente questo percorso, la conca di via Senato in particolare e i due ponti di Possantermo e di Porto Orientale, che costituiranno, e qua vediamo appunto l'immagine, che costituiranno insieme a tutto quel grande patrimonio iconografico che abbiamo visto prima, presentato da molti versi, presentato anche da Marco Puginski e da tutti quelli che in qualche modo si sono interessati a questo tema, saranno, come dire, un patrimonio che andrà riversato su Info Point. Poi vediamo sempre dalla conca di via Senato un altro punto di presentazione del ponte di Porto Orientale, attualmente in corso di Venezia. La seconda parte di questo progetto sono fatte due modalità di comunicare, la riproduzione sul sedime stradale e l'allestimento di Info Point, che utilizzano le pensiline dei mezzi pubblici per documentare con immagini d'epoca lo scenario oltre il quale scorrevano le acque della fossa interna, quello che abbiamo visto anche prima in quelle belle ricostruzioni. Tipo poi si avvalgono anche di codici digitali accessibili come smartphone per fornire informazioni più dettagliate. Ecco, in questo caso vediamo la collocazione del messaggio informativo in una delle pensiline Foster, quelle che per l'attesa dei mezzi pubblici. Qua vediamo una simulazione più realistica la posizione di questa informativa e qua vediamo appunto un passante che consulta questa informazione, che legge questa informazione, che è costituita in questo modo. In una prima parte abbiamo la collocazione del punto di stazionamento, cioè del point stesso, quindi della pensilina, all'interno di una cartografia storica, che è la KGM dell'Ottocento, che identifica anche gli elementi principali del sistema, il grande, la Liga Parese, la Darsa, la Liga Interno e la Liga Mastrostana. Nella seconda immagine, nel secondo quadro, si ha invece la parte di leggenda di questa carta, cosa molto importante, le datazioni, perché i nostri navigli storici sono gli elementi più antichi del sistema dei navigli europeo. In una terza postazione abbiamo un'immagine storica del naviglio, un'immagine fotografica oppure pittorica. Nella quarta abbiamo la leggenda di questa immagine e soprattutto quello che più conta per la profondità e per l'ampiezza di informazione, abbiamo un codice a barre, un QR code, che è possibile interrogare con uno smartphone, un telefono cellulare e riportarsi in questo modo al sito che sarà costruito, che sarà dedicato a questo progetto da parte del Comune, si realizzerà questo progetto e che ci darà un'informazione molto più ricca sia di immagini che di testi che permettono in qualche modo di entrare veramente in quella che è la storia di quel punto particolare della ricerca. Ecco, è chiaro che l'immagine che vedremo lì sarà molto diversa da quella contestuale che vedrà chi attende il mezzo pubblico sotto la pensilina e che legge questa rappresentazione. Immagine molto diversa dovuta al fatto che intanto prima cosa non ci sarà più l'acqua del navigo interno e poi ci sarà saranno andati perduti tutti quegli edifici che hanno subito un danno con i bombardamenti del 43 e successivamente poi c'è stato nel periodo post bellico la ricostruzione che ha cambiato notevolmente questa scena all'interno della quale si muovevano andavano le acque del navigo interno. È molto importante però che ci sia
immagine storica, una individuazione di elementi che ancora si conservano, che sono ancora delle residualità iconiche nella scena attuale. Qua vediamo ad esempio una chiesa importante, ma vediamo anche però quello che poi è stato ben evidenziato, la famosa farmacia Forlì, qua in fondo, ma non solamente per la farmacia, ma soprattutto per l'edificio che rappresenta un collettivo ancora ben conservato di edilizia spontanea. Questa modalità, tra l'altro, è importante anche perché sensibilizza il cittadino a valorizzare in qualche modo queste residualità, quindi a leggerle poi come contestuabili in un passato molto ricco e molto interessante. Qua vediamo, dunque, gli info point in qualche modo potranno essere un po' più di 10, un po' più di 20, ma anche di più, insomma, ecco. Questi primi 24 li abbiamo, come dire, elencati con il professor Gianni Beltrami e vediamo qua nell'immagine fotografica di sinistra, l'immagine del 1880, la carta del 1884, la loro collocazione in un settore naturalmente del territorio con la darsena e con anche quegli elementi ancora visibili che sono la conca di Viarenna, il naviglio di San Gerolamo e la fossa interna. In un'immagine invece più recente vediamo gli stessi elementi con la stessa postazione, ma vediamo anche in quei punti rossi le pensiline, le attese dei mezzi pubblici che potranno dare informazioni su questo tema. Qualora mancasse, come ad esempio succede infatti con i fratelli, una presenza di pensiline, sarà possibile avere quei totem che già utilizza il Comune di Milano. Abbiamo anche l'individuazione di un punto di bike sharing perché evidentemente, come si diceva prima, è interessante che la città sia percorribile anche con un mezzo ecologicamente adeguato, quindi con la bicicletta noleggiabile al bike sharing. Questo tracciato si propone anche come percorso guida per itinerari storici e culturali nella città, nel territorio, quanto ci potranno essere delle indicazioni per visitare quello che è stato prodotto dalla civiltà di questo naviglio e anche se non è in rapporto visivo diretto con il naviglio stesso. Funziona quindi come filo narrativo che accompagna il cittadino e il turista a conoscere l'evoluzione di Milano nel tempo, ma costituisce anche un elemento connettivo per la narrazione di quelli che sono poi gli interventi che il Comune di Milano parte sta facendo come il recupero della darsena e che, come abbiamo visto a tale oggi, sarebbe auspicabile che si facessero come il restauro della conca di Viarenna e molto anche della conca di Coronato. Come vediamo in questa immagine presenta ancora dei caratteri di storicità e di suggestione molto significativi che possono essere ricomposti, essere ristrutturati, restaurati, far sì che questo elemento, questo punto di Milano entri in un circuito turistico del percorso storico di Milano. Tra l'altro si può immaginare che questo percorso possa costituire anche un percorso didattico per le scuole, per il Comune di Milano. Ma oltretutto poi questa base molto evidente del tracciato e degli info point può costituire, può lanciare anche un'operazione, una campagna vera e propria di comunicazione e partecipazione diffusa al fine di conoscere il gradimento dei cittadini per le proposte di riattivazione che sono state presentate oggi e di recepire eventuali suggerimenti. Su questo il dottor Reinesio,